Buongiorno a tutti i partecipanti. Mi presento, sono Stefania Forcellini e all'interno dell'azienda di Passepartout mi occupo di assistenza a voi commercialisti in ambito contabilità e bilancio. Allora, nel corso di oggi, della durata di circa un'ora e mezzo, affronteremo gli argomenti relativi alla gestione dei rati, risconti e competenze. E vedremo anche quali sono le principali stampe di bilancio disponibili sul gestionale. Quindi lo scopo di questo corso sarà appunto acquisire le principali nozioni relative ad argomenti e vedere anche degli esempi pratici proprio sul Pascom. Avete a disposizione una chat, vedo che qualcuno ha già iniziato ad utilizzarla, per porre delle domande, quindi inerenti agli argomenti che staremo trattando. In più, avete anche nella sezione dei documenti, le slide che potrete scaricare. Allora, introduciamo, l'argomento con qualche nozione teorica. Allora, il reddito di ciascun esercizio è determinato come differenza tra ricavi e costi di competenza dell'esercizio stesso. Il metodo della partita doppia presuppone che i fatti siano rilevati contabilmente al momento della loro manifestazione finanziaria. Pertanto, si possono verificare diverse situazioni. Quindi potremmo avere dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio e che nell'esercizio hanno avuto la loro manifestazione finanziaria. Oppure potremmo avere costi e ricavi di competenza dell'esercizio, ma non ancora contabilizzati, perché non se ne conosceva l'ammontare o ancora non è avvenuta una manifestazione. Anche se questi comunque devono andare a determinare il reddito. Altra possibilità che può verificarsi appunto è quella di rilevazione di costi e ricavi in un esercizio in cui appunto è avvenuta la manifestazione finanziaria, ma che sono di competenza di esercizi futuri. Quindi queste ultime due categorie di operazioni che cosa comportano? Comporta che al termine di un esercizio contabile sorge la necessità di effettuare delle scritture chiamate di assestamento che consentano appunto di determinare la corretta competenza di un esercizio per il calcolo corretto del reddito di impresa. Queste scritture di assestamento possiamo dividerle, diciamo, in quattro grandi categorie. Allora, vediamo nel dettaglio. Abbiamo le scritture di completamento che riguardano quelle operazioni svolte nell'esercizio, ma non ancora contabilizzate, perché appunto non si sono manifestate o non se ne conosceva ancora l'ammontare. Un esempio sono appunto le imposte o gli interessi bancari attivi e passivi. Altro esempio sono le fatture da ricevere o le fatture da emettere, quindi nel caso in cui siano già ricevuti appunto gli acquisti, ma non sono stati contabilizzati perché ancora non è stata ricevuta la relativa fattura di acquisto, oppure merce già consegnata e venduta, ma per la quale ancora non è stato emesso alcun documento di vendita. Altra categoria di scritture sono quelle di integrazione. Scritture di integrazione consistono nell'inserire nell'esercizio dei valori economici di presumibile manifestazione monetaria futura, ma di competenza ovviamente dell'esercizio che stiamo andando a chiudere. Un esempio è quello dei rate attivi, quindi parliamo in questo caso di ricavi, e rate passivi, quindi relativi a costi.
che esprimono appunto delle presunte entrate o uscite monetarie future che sono certe nell'esistenza, nell'ammontare e nei tempi di manifestazione. Abbiamo anche in questo caso, che rientra in questa categoria, il fondo spese future. È un fondo che esprime appunto delle presunte uscite monetarie future che sono certe nell'esistenza, ma non nell'ammontare o nel tempo di manifestazione. Inoltre, il fondo rischi, anche in questo caso, è un fondo che esprime una presunta uscita monetaria futura o una minore entrata. Un esempio è la svalutazione dei crediti o per l'oscillazione dei cambi, per cui anche in questo caso bisognerà andare ad integrare queste scritture nell'esercizio che ci stiamo apprestando a chiudere. Altra categoria è quella delle scritture di rettifica. In questa categoria rientrano le rimanenze finali, che sono appunto rappresentate dai beni materiali il cui costo viene rinviato ai futuri esercizi per una corretta correlazione con i ricavi. In questo caso, appunto, le rimanenze, parliamo di rimanenze di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, il costo di questi beni viene rinviato agli esercizi futuri. Vedremo poi, appunto, anche con il gestionale quali scritture andare a rilevare a fine anno per poter usufruire degli automatismi che sono presenti sul gestionale. Il caso dei risconti attivi, in questo caso parliamo di costi e risconti passivi, ricavi, misurano delle quote di costi e ricavi, quindi già contabilizzati, ma che maturano a cavallo di più esercizi, per cui anche in questo caso nasce la necessità di rinviare questi valori economici ad un futuro. I costi anticipati invece e i ricavi anticipati sono quote di costi e ricavi la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta, per cui sono già stati rilevati nell'esercizio, ma hanno una competenza interamente nell'esercizio successivo. Ultima categoria delle scritture di attestamento è quella relativa alle scritture di ammortamento, che riguarda quindi dei costi pluriennali. Costi pluriennali relativi ad esempio a fattori la cui utilità perdura su più anni, per cui il costo andrà distribuito su più esercizi tramite queste scritture di ammortamento. Ecco, allora, dopo questo breve cenno introduttivo, passiamo direttamente sul gestionale a vedere quali sono le impostazioni che dobbiamo appunto attivare per poter avere tutta la gestione. Allora, ovviamente ho un'azienda di tipo impresa. Accediamo dal menu azienda, anagrafica azienda, dati aziendali, parametri contabili. Da qui andiamo a pagina 2, ad attivare questo parametro che vedete, gestione rate e risconti competenze. Quindi attivando questo avete poi tutti gli automatismi, quindi la compilazione della finestra che vedremo in fase di immissione prima nota e l'attivazione dell'apposito menu della voce dell'archivio dei rate e risconti nel menu di contabilità. Ecco, già che siamo qua sui parametri contabili, vi mostro anche questo ulteriore parametro relativo all'apertura automatica delle rimanenze, che appunto, se valorizzato come in questo caso, consentirà di avere in automatico una scrittura di apertura nell'anno successivo con appunto l'apertura delle rimanenze iniziali da parte del programma. I conti automatici che utilizzerà gestionale per rilevare appunto le scritture di contabilizzazione a fine anno, li trovate tutti nei parametri di base, conti automatici. Quindi
Quindi quelli interessati sono ovviamente, li vedete in basso, rate attivi, passivi, risconti attivi, risconti passivi. Qui c'è il conto economico relativo alle rimanenze iniziali, quindi il conto che verrà utilizzato dal programma per la riapertura all'1-1. E in altri conti automatici troviamo quelli relativi a fornitori, contofatture da ricevere, da emettere, costi anticipati e ricavi anticipati. Premetto che questi sono conti automatici, appunto, se definiti in questa tabella, hanno anche dei vincoli, per cui spesso anche in assistenza vengono poste domande riguardo a un messaggio bloccante sulla conferma di registrazioni, è perché all'interno sono contenuti questi conti che hanno degli automatismi e dei vincoli. Allora, procediamo. Un altro automatismo che si può andare ad impostare è sull'anagrafica del conto economico, quindi parliamo di un conto di costo di ricavo. Prendiamo ad esempio nel gruppo dei costi il conto relativo all'assicurazione, quindi nel nastro 713. 713.11, che poi è un conto che utilizzerò in registrazione. Vedete che nell'anagrafica, una volta attivata la gestione dei rate e risconti, si presenta questo parametro, il parametro rate o risconto. Quindi, se impostato come in questo caso, avete un'apertura automatica della finestra in registrazione, dove andrete a compilare appunto i dettagli, della spesa o del ricavo. Allora, partiamo quindi con degli esempi pratici, inserendo appunto queste operazioni. Ecco, nel nostro caso entriamo su un'azienda con la data del 2021 e come primo esempio andiamo a registrare un risconto attivo, quindi un valore che dovrò già contabilizzato, che dovrò rinviare nell'esercizio successivo. Facciamo un esempio da contabilità immissione prima nota. Mettiamo come data il 1° di ottobre, registriamo un GR oppure un PG in pagamento. Indichiamo il conto di costo in precedenza valorizzato con quel flag nella sua anagrafica, che era il conto relativo all'assicurazione. Quindi inserendo, richiamando il conto in emissione prima nota, vedete che in automatico viene proposta questa finestra dove andrò ad inserire i dati relativi a questo costo. Quindi compiliamo il campo descrizione, quindi che definisce questa tipologia appunto di spesa, i dati relativi alla tipologia documento, numero in caso di fatture o data vengono riportati in automatico da la testata della registrazione, così come anche il conto economico. Quindi andiamo a definire in questi due campi, dalla data alla data, quella che è la reale competenza economica di questa spesa relativa all'assicurazione. Quindi in questo caso andrò a indicare dall'1 di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo, del 22. Vedete che in automatico nel campo tipo dato è stato proposto la tipologia di risconto attivo, oltre che il calcolo dei giorni della competenza di questo costo. In basso avete anche, vedete, gli anni, quindi il 21, che è l'anno di ingresso, inteso l'anno in cui sono entrata sull'azienda per lavorare, e l'anno 22, quindi con la riproporzione in base ai giorni e dell'importo del costo totale. I mesi che vedete in azzurro ovviamente sono quelli in cui ricade la competenza del costo.
Una volta quindi compilata questa finestra, confermiamo con l'ok. Vi mostro un attimo qua in tipo dato, ecco, vi dicevo, la voce riscontro attivo è stata in automatico proposta dal programma. Le tipologie gestite da Pascom o da un Excel sono quelle che vedete, quindi avremo i rati attivi e passivi, i risconti attivi e passivi, ed entrambe queste tipologie vengono gestite quando costi e ricavi sono a cavallo di due o più esercizi. Poi abbiamo le fatture da ricevere e le fatture da emettere, quindi hanno una competenza nell'esercizio che ci stiamo prestando a chiudere, ma non sono ancora state rilevate contabilmente. Costi anticipati e ricavi anticipati che sono già stati rilevati, la manifestazione finanziaria è già avvenuta, ma sono totalmente da imputare all'esercizio successivo. Inoltre ci sono anche queste ultime due tipologie gestite da Fascom, che sono il costo di competenza e il ricavo di competenza, che non prevedono una contabilizzazione a fine anno come per le altre tipologie al 31-12, perché sono dei costi di ricavi che si utilizzano per andare ad assegnare una competenza all'interno di un anno contabile, per cui sono utili ai fini, ad esempio, di stampe di bilancio, se si vuole imputare correttamente una competenza di un costo di ricavo a dei mesi specifici, comunque sempre contenuti all'interno di uno stesso anno. Bene, detto questo, quindi confermiamo questa finestra che abbiamo compilato e terminiamo la registrazione con un conto, ad esempio, di tipo banca. Ecco, vedete che dopo aver compilato quella finestra relativa ai dati dell'archivio dei rati riscontri e competenze, compare in corrispondenza della riga di conto economico la R, appunto indica che c'è un collegamento di questa registrazione a quell'archivio. Dove è stato memorizzato questo dato? Nel menu di contabilità, rate, risconti e competenze, avremo tutti i dati inseriti nella modalità che abbiamo visto, per cui al momento ne ho uno, che è quello relativo alle assicurazioni, per cui potete richiamarlo, rivedrete gli stessi dati che abbiamo inserito nella emissione di prima nota. Quando avremo inserito un po' di registrazione, ovviamente avremo un elenco un po' più completo. Comunque, quelli che vengono riportati, vedete, sono la tipologia di competenza, la data di competenza. Questa colonna data contabilizzazione avviene appunto compilata nel momento in cui avviene una contabilizzazione definitiva del costo del ricavo nell'anno, e poi abbiamo gli altri dati relativi all'importo, la descrizione e la data di registrazione in prima nota del documento. Bene, allora torniamo quindi a fare degli altri esempi. Questa volta entrerò nell'anno 2022. Facciamo un esempio di registrazione di un rateo passivo, quindi mi trovo nell'anno 2022, da emissione della prima nota andrò a registrare, sempre con un'operazione di giroconto o di PG, questa volta un rateo passivo, quindi un costo che devo poi imputare anche nell'anno precedente. Quindi andrò in questo caso a richiamare un conto di costo, richiamiamo quello dei PT passivi, e indichiamo un importo, ad esempio, di 1000. Ecco, vedete, in questo caso non viene aperta la finestra come nel caso precedente, perché nell'anagrafica del conto non ho
valorizzato quella casella. Non è un problema perché c'è sempre comunque la possibilità, tramite questo tasto che vedete in basso, finestra dati visconti, di aprirlo e richiamarlo. Anche in questo caso andrò a compilare operazioni, i dati relativi alla testata del documento sono già proposti, così come il conto economico utilizzato e l'importo. Andrò ad indicare la data di competenza, valorizzando in questo caso dal 1 settembre 21 al 28 febbraio del 22. E anche in questo caso ho la rilevazione dei giorni di competenza, la tipologia di dato, quindi viene riconosciuto il rateo passivo, e il conteggio in proporzione dei giorni in cui ricade la competenza nei due diversi anni, nel 22 e, andiamo indietro con questo tasso, nel 21, 674 euro per i 122 giorni. Anche in questo caso è stata posta una R a fianco appunto del conto economico. Terminiamo l'operazione con il conto di tipo banca. Ecco, queste sono operazioni di giro conto. Ecco, qui ho sbagliato il messaggio relativo a questa data che ho inserito ovviamente errata perché avrei dovuto inserirla come la data di registrazione, è stato un errore di battitura. Bene, oltre che un giro conto, un pagamento, possiamo anche vedere l'esempio di un'importazione di un XML, di una fattura in questo caso. In import fatture XML andiamo a richiamare le fatture ricevute e andiamo ad indicare la directory su cui sono state salvate. Ecco, allora, in questo caso prendiamo ad esempio la prima fattura, non entro nel dettaglio di quelli che sono i parametri di importazioni perché è argomento di un altro corso e quindi vediamo brevemente, insomma, l'importazione di queste fatture ai fini della scrittura che avremo in contabilità. Quindi valorizzando la prima fattura che posso aprire, vediamo che è una fattura la cui competenza ricade nel periodo di novembre 21, febbraio 22. Quindi andrò ad importarla e una volta appunto registrata l'operazione andrò ad integrare il dato relativo alla competenza. Quindi sempre posizionandomi su il conto economico, in questo caso è stato proposto perché nella anagrafica del fornitore era stato indicato questo conto come contropartita automatica. Quindi dicevamo, in corrispondenza del servizio di pulizia, andiamo a compilare tramite il richiamo della finestra dati risconti questa tipologia di costo. Quindi mettiamo pure pulizia, il periodo avevamo detto che era da novembre 2021 a febbraio 22. Ecco, anche in questo caso ho l'importo riportato in automatico. Indichiamo la competenza per avere poi il conteggio dei giorni. Quindi questo è come dovrà essere integrata una fattura importata. Ecco, un altro esempio che abbiamo sempre riguardante l'importazione di un file è una fattura, in questo caso da ricevere, nel senso che è una fattura con data 22, la cui competenza ricade interamente nell'esercizio precedente. Anche in questo caso possiamo visualizzare la fattura che viene aperta. Ho una spesa totalmente imputabile all'anno precedente, per cui vado ad importarla.
e andrò in questo caso a effettuare una modifica. Allora, non ricadendo quindi il costo nel 2022, ma andando a ricadere totalmente nell'anno precedente, dovrò andare a eliminare i dati relativi alla vigilanza riportati in questa riga. Quindi andrò a togliere quello che riguarda il castelletto IVA e l'importo che era stato riportato in automatico. In questo caso, il conto economico mi serve solamente per poter andare a richiamare questa finestra che, come vi dicevo, è possibile, è disponibile solamente in corrispondenza a conti di tipo economico. Quindi richiamerò la finestra dei rati e risconti, andrò, come abbiamo visto, a compilare tutte le informazioni relative alla competenza. In questo caso dovrò anche compilare l'importo che era di 3.000. Indicherò una data, quindi tutta compresa nell'anno precedente. Possiamo mettere dall'1/1/21 al 31/12/21. Il programma riconosce appunto la tipologia di dato, fattura da ricevere, e per questa tipologia richiede anche la compilazione di questo ulteriore campo relativo al conto patrimoniale, che è quello che poi utilizzeremo in registrazione della fattura ed è quello anche che il programma utilizzerà in fase di contabilizzazione automatica al 31/12/2021. In questo caso andiamo ad inserire il conto dei fornitori conto fatture da ricevere che si trova nel mastro 409. Punto 1. Vedete che qua dove ci sono le indicazioni degli importi relativi all'anno, il 22 è totalmente vuoto, con importi per anno scorriamo nel 21 e troviamo 3.000 totalmente di competenza dell'anno precedente. In questo caso completiamo la registrazione valorizzando i 3.000 su quel conto patrimoniale, in corrispondenza del quale andremo anche a compilare il castelletto IVA, indicando appunto l'aliquota e con riferimento conto inseriremo il corrispondente conto economico, in questo caso quello di vigilanza 709.12, e servirà questo per far sì che il dato venga correttamente riportato in dichiarazione IVA. Ecco, questa indicazione del riferimento conto invece ha questo asterisco per riconoscere appunto questo tipo di compilazione. Una volta che l'operazione è terminata, la vado a confermare. Vedete che quindi in questa registrazione ho sia il collegamento all'archivio dei rate di sconti con la R, che la compilazione del riferimento conto ai fini della dichiarazione IVA tramite questo asterisco. Questo messaggio è normale che venga presentato perché l'importo indicato nella finestra del rateo risconto non corrisponde a quello del conto economico che abbiamo a zero in registrazione. Comunque è un messaggio soltanto di avvertimento, confermiamo comunque la registrazione. Ecco, stessa cosa, adesso abbiamo visto il caso della fattura ricevuta. La fattura emessa ha la stessa logica di inserimento. Qui facciamo un esempio manuale, registriamo una fattura al 31 gennaio 22, chiameremo in questo caso un cliente generico. E richiamiamo un conto di ricavo nel gruppo 8 dei ricavi, chiamo un generico ricavi prestazioni servizi. Anche in questo caso, in corrispondenza del conto di ricavo, non andrò a compilare il castelletto IVA, ma mi sposterò sulla colonna descrizione per vedere attivo il tasto finestra rate di sconti, tramite il quale andrò a compilare appunto tutte le informazioni relative alla fattura da emettere. Quindi parliamo di una competenza totalmente dell'anno 2021,
dovremo andare a scorporare i 1000. Facciamo così, riportiamo, velocizziamo l'inserimento, mettiamo qua 2000, così ho già il dato sotto mano. Ritorniamo sulla finestra dei rate risconti e qui metterò l'imponibile nel campo dell'importo che so essere 1639,34. La data, anche in questo caso abbiamo detto, ricade totalmente nell'anno precedente, possiamo indicare dall'1/1/21 al 31/12/21. Il dato viene riconosciuto, quindi si tratta di una fattura da emettere. Indicheremo anche in questo caso il corrispondente conto patrimoniale, che è 208.121. Potete sempre richiamare qua dall'elenco il conto, dai clienti conto fatture da emettere. Sarà quello che andrò anche ad utilizzare in registrazione. Compilando la finestra IVA e il riferimento conto. Probabilmente non quadra per un centesimo, andiamo ad aggiungerlo sull'imposta. Ed ecco che scende anche l'IVA sulle vendite, confermiamo la registrazione. Anche in questo caso confermo questo messaggio soltanto di avvertimento. Allora, per quanto riguarda anche le fatture da ricevere, è possibile compilarle anche direttamente o fatture da emettere, insomma, nell'archivio apposito. Quindi nel caso in cui ancora non sia stata registrata la fattura, perché non ricevuta, e volessi comunque avere una contabilizzazione del costo automatico nel 2021, posso sempre andarla ad inserire manualmente all'interno dell'archivio che abbiamo visto prima, presente nel menu di contabilità, rate, risconti e competenze. Adesso lo vedremo alimentato anche con tutte le altre registrazioni che abbiamo fatto in prima nota. Dicevamo, possiamo con nuovo andare ad inserire quindi un'operazione che non è presente in contabilità, ma di cui voglio comunque un'annotazione o una contabilizzazione automatica al 31/12/21. Quindi questa sarà una fattura, posso non indicare i dati perché ancora non ho un documento appunto sotto mano. Indicherò il conto di costo, che sarà quello che poi verrà utilizzato anche nella registrazione automatica, l'importo, e la competenza che abbiamo detto è interamente dell'anno precedente, trattandosi di una fattura da ricevere. In questo caso, essendo un inserimento manuale, il programma non ha una data di registrazione del documento, quindi non può riconoscere la tipologia di dato. Andiamo noi ad inserirlo, indicando poi una data di registrazione. Possiamo intanto indicare un 31 gennaio 2022. E questo è il dato relativo al conto patrimoniale che dicevamo verrà utilizzato per la contabilizzazione automatica. Ecco, quindi, a differenza degli altri dati già compilati in questo archivio, questo è l'unico che non presenta la data di registrazione in prima nota, però avrà le stesse possibilità di essere contabilizzato come le altre. Allora, mi fermo un attimo e guardo le domande che sono arrivate. Allora, Valentina, non mi sembra che sia attivo il parametro dei rate di sconti nell'anagrafica del conto se non impostata la gestione dai parametri contabili. Quindi comunque sia, problemi non ce ne sarebbero comunque, anche se fosse attiva nell'anagrafica di un conto
la casella del ratio di sconto per l'apertura automatica per la proposta della finestra, non è comunque poi obbligatorio compilarla. Allora, fattura emessa nel 21 che deve essere portata a reddito nel 22, quindi qui parliamo, Monia, di un ricavo anticipato, quindi possiamo adesso anche vedere un esempio di quel caso lì. E invece Raffaele, riferimento conto. Quindi quel dato che abbiamo compilato in corrispondenza del castelletto IVA serve per riportare quell'operazione in dichiarazione IVA e collegarla al corretto conto economico. Allora, anche in caso di fattura emessa da magazzino, Massimo, è possibile, se impostato la tipologia di Mexal, però no, non stiamo parlando di Mexal. Allora, comunque sia, sì, se non sono attivi gli automatismi al momento dell'emissione della fattura da un magazzino, che può essere un pass come un Mexal, comunque sia, si va sempre poi a revisionare la registrazione in contabilità, come abbiamo visto anche prima con un'importazione di un XML, andando a revisionare la registrazione, andremo a indicare anche i dati relativi alla competenza tramite la compilazione della finestra. Quindi integreremo i dati sulla registrazione contabile. Allora, il video probabilmente Valentina sì, verrà registrato e pubblicato a breve. Allora, Virginia, non capisco la domanda. Non abbiamo compilato nessun dato relativo alle segnalazioni varie. Allora, in valuta estera no, dovrei verificarlo Paola, però non credo che no, non si attivano. Non c'è un controllo su quelli che sono gli importi in una valuta estera. Esatto, Barbara. Quindi qui mi sta chiedendo Barbara se inserisce prima, come ho fatto io, un'informazione relativa a una fattura da ricevere nel relativo archivio, quando andrà a ricevere la fattura e registrarla nel 22, non andrà a richiamare quel conto di costo lasciandolo a zero ai fini di compilare la finestra dei rati di sconti, perché quel dato lo abbiamo già inserito manualmente nell'archivio, quindi sarà una registrazione dove verrà utilizzato soltanto il conto 409.1, che è quello dei fornitori conto fatture da ricevere. Eventualmente può tornare qui all'interno, se voleste proprio essere precisa, può tornare all'interno di questa registrazione e come data, registrazione, documento prima nota, indicare proprio la data corretta che si è utilizzata nella fattura in contabilità. Allora, Claudio, non comprendo bene la domanda. Comunque sia, cosa? Le chiedo di ripetere la domanda, Claudio, perché non l'ho compresa.
Allora, se Deborah invece, vediamo questo caso, se il costo non deriva da fatture da ricevere, ma deve essere imputato interamente all'anno precedente, come deve essere registrato? Allora, in questo caso non possiamo trattarlo come un ratio passivo, perché nel gestionale il rato passivo nasce con un'impostazione, una competenza sempre a cavallo di più anni. Quindi in questo caso si potrà ad esempio compilare la finestra dei rati e riconti indicando una data totalmente nell'anno precedente. Quindi il programma in questo caso rileverebbe dalla contabilità, in presenza di una data registrazione, la tipologia fattura da ricevere. Si può lasciare quella tipologia di dato e andare ad indicare un conto patrimoniale diverso, che quindi verrà utilizzato poi in fase di contabilizzazione automatica. Allora, vedo che le domande sono molte, quindi sono anche specifiche su diversi casi, quindi direi che intanto procedo con il corso perché vorrei che poi i tempi stringessero e le vediamo alla fine dell'argomento. Allora, eravamo arrivati appunto a fare un esempio della fattura ricevuta, la fattura da ricevere inserita manualmente. Ecco, possiamo adesso vedere anche il caso di una registrazione di una nota di credito. Quindi cosa fare nel caso in cui una nota di credito si riferisca a fatture in cui è stata indicata una competenza. Allora, per queste tipologie di documenti non ci sono automatismi, quindi non è neanche prevista la compilazione di quella finestra dei rate di sconti, per cui quello che si dovrà fare sarà andare a rettificare direttamente il dato all'interno della finestra compilata in corrispondenza della fattura originaria. Ecco, in questo caso facciamo l'esempio di importazione di una nota di credito. Quindi questa è una nota che si riferisce alla fattura precedente che abbiamo inserito. Visualizziamo il documento. Rettifica pulizie, il periodo è sempre quello di novembre 21, febbraio 22. Quindi in questo caso, nel momento in cui l'andrò ad importare, vedete che non andrò a inserire qua il dato relativo alla competenza, perché proprio non ho disponibile il tasto per richiamarlo. Quindi una volta confermata la registrazione in contabilità, andrò direttamente in revisione della fattura a cui si riferisce la nota. E in questo caso andiamo ad aprire quella che è la finestra dei rati e risconti e rettifichiamo l'importo che era stato registrato di 1.600. Quindi 1.600 la fattura, 200 la nota di credito, andiamo a diminuire l'importo sul quale il programma andrà poi ad effettuare la contabilizzazione al 31-12. Indicheremo quindi un importo di 1.400. Quindi questo è il caso in cui una nota di credito sia parziale. Okay? Nel caso in cui la nota di credito sia totale, quindi va a stornare totalmente la fattura a cui si riferisce, in questo caso non possiamo lasciare questo dato con un importo a zero, andiamo direttamente con elimina a eliminare questa informazione contenuta all'interno dell'archivio dei rati e sconti. Bene, allora riprendo un attimo le slide, vediamo gli argomenti che abbiamo trattato, quindi se volete scaricarle, poi avete un po' tutte le cose che abbiamo anche visto con degli esempi. Quindi abbiamo qui riportato insomma le diverse tipologie gestite con Pasqua.
Avete riportato sulle slide questi esempi che abbiamo visto direttamente sul gestionale con l'inserimento di un riscontro attivo, di un rateo passivo e delle fatture da ricevere, quindi con tutte le operazioni che devono essere eseguite per l'inserimento corretto dell'informazione nell'archivio. Ecco, abbiamo visto poi anche l'emissione manuale direttamente all'interno dell'archivio dei rati e risconti. Ecco, c'è, come dicevamo, la possibilità di inserire anche da magazzino l'informazione richiamando appunto la finestra delle condizioni contabili e attivando la gestione rate e risconti. In questo modo, in fase di registrazione, c'è la possibilità sulla riga della prestazione, dell'articolo, di richiamare questa finestra dove andrò a compilare la data inizio e fine della competenza. Riguardo un attimo le domande, vediamo se riusciamo a rispondere. Allora, Vincenzo chiede per il conto clienti, conto note di credito da emettere, come bisogna comportarsi. Allora, anche nel caso in cui si ricevano, si emettono delle note di credito, questa volta riferite a costi o ricavi totalmente di competenza di un esercizio precedente, allora in questo caso, anche qua non c'è nessun automatismo, occorrerà andare a registrare l'operazione. Utilizzando il conto patrimoniale, quello che ha evidenziato delle note di credito, ed effettuare poi un giroconto manuale al 31-12 del 2021, in questo caso. Allora, l'IVA di competenza è un altro discorso, Katia, quindi non lo tratterei adesso perché altrimenti andiamo proprio fuori tema. Comunque sì, per le note di credito non ci sono automatismi, Barliero, confermo che le operazioni vanno poi integrate manualmente. La registrazione, Alessandro Casella chiede appunto il metodo di registrazione delle fatture da ricevere e da emettere, può sembrare laborioso e al momento non è tenuta in considerazione il fatto di poter modificare la gestione, lo posso comunque fare presente, però era nato insomma con questa impostazione e al momento non ci sono ecco, progetti in merito. Farò presente comunque la richiesta. Con tutti questi passaggi, Valentina, confermo che le scritture vengono fatte in automatico dal programma nell'anno precedente. Adesso è un argomento che vediamo, è quello successivo. Allora, se non si attiva, Saviolo, il parametro dei rate risconti è perché non è attiva la gestione. Quindi occorre prima andarlo ad attivare nei parametri contabili e successivamente insomma, sono disponibili tutti gli automatismi che abbiamo visto. Nel tipo dato, Marina, allora nell'inserimento manuale qui andrà indicata la tipologia di dato in base alla competenza e alla data di registrazione che è definita. Ok, registriamo, sì, mi era già stato chiesto, me lo stavo dimenticando, quindi come registrare una fattura ricevuta nel 21, contabilizzata nel 21, ma di competenza nel 22, quindi parliamo di costi e ricavi anticipati. Quindi cambiamo di nuovo l'anno, entriamo nel 21. Nel caso di scritture di costi anticipati, andremo a registrare una fattura richiamiamo il fornitore, indichiamo un importo
richiamiamo un conto di costo che può essere, non so, un riscaldamento. Ecco, compilando quindi la finestra IVA con imponibile imposta, in corrispondenza abbiamo detto del conto economico, vado a richiamare tramite il pulsante finestra rate risconti la finestra per compilare l'informazione della competenza. Abbiamo detto che questo costo deve essere tutto rinviato nel 2022. Indichiamo la data dell'anno successivo in questo caso. Ecco, come tipologia di dato il programma già riconosce che si tratta di un costo anticipato. Ok, quindi confermando, ho sempre questa valorizzazione della R in corrispondenza del conto economico e chiudiamo l'operazione. Quindi in questo caso la scrittura ha una logica diversa rispetto a una fattura da ricevere e da emettere, dove non devo andare a compilare con un importo il valore in corrispondenza del conto economico. Qui lo andrò a compilare indicando poi nella finestra dei rati di sconti la competenza totalmente nell'anno successivo. Quindi stessa cosa poi vale anche per le fatture emesse, quindi per ricavi anticipati. Allora, Claudia, la causale di registrazione è utile nella registrazione dei rati di sconti perché consente di far sì che il programma riconosca la tipologia, quindi se si tratta di un rato passivo, attivo, eccetera. Forse era riferito al discorso tra PG e GR, quindi nel caso in cui non ci sia una fattura, vado a registrare un costo, allora in quel caso è rilevante utilizzare una causale contabile di tipo GR, giro conto o PG pagamento. Allora, Filippo mi chiede qual è l'arco temporale che può essere gestito dalla procedura dei rati risconti. Allora, ad esempio, un risconto o un rateo, per rateo adesso c'è il discorso dei massimo 2 anni aperti sul gestionale, ma nel caso di un risconto in cui io devo andare a imputare una competenza sugli anni successivi è possibile andarlo ad indicare anche su più di 2 anni la competenza e la contabilizzazione avviene comunque correttamente. Il programma è in grado di riconoscere su ogni anno quali sono gli importi in proporzione ai giorni di competenza. Ok, vado avanti perché ho paura di arrivare troppo in ritardo poi con gli argomenti che dovremo trattare. Allora, abbiamo detto, dopo aver registrato queste informazioni all'interno dell'archivio dei rati risconti competenze andrò, lavorando nel 2021, ad effettuare una contabilizzazione automatica. Ecco, l'ultima cosa che preciso in merito alle registrazioni, perché mi è caduto un attimo l'occhio su una domanda, effettivamente è una domanda interessante. Chi inizia a utilizzare il gestionale PASCOM dal 2022 in questo caso, quando andrà a registrare ad esempio un'operazione, una fattura da ricevere, non dovrà andare a registrare tutti i passaggi che abbiamo visto prima, quindi indicare nella finestra dei rati di sconti la competenza dell'anno precedente. Questo perché si suppone sia già stato fatto con l'altro gestionale, di cui avrete riportato poi i saldi al 31/12/21 già con le corrette competenze, quindi avrete già rilevato la competenza del costo nell'esercizio col vecchio gestionale. In quel caso farete una scrittura, diciamo, normale senza attivare gli automatismi dei rati di sconti, dove andrete ad utilizzare il conto dei fornitori, conto fatture da ricevere per chiudere poi semplicemente il saldo contabile.
Allora, dicevamo, una volta appunto definite tutte le operazioni, vediamo come queste possono essere contabilizzate sul programma. Quindi qui in basso avete una serie di comandi per marcare, smarcare le righe, filtrare eventualmente per la visualizzazione, nel caso appunto ne abbiate tante, potete con il filtro decidere che cosa visualizzare a video. In base alla tipologia, al conto, alla data di competenza, ecco, tutte le varie selezioni che vedete riportate in questa finestra. Il tasto duplica vi consente di duplicare un costo che si ripete ogni anno sempre lo stesso importo, comunque l'importo può sempre essere rettificato dalla finestra di compilazione. Ecco, con duplica potete appunto spostarlo, duplicarlo negli anni successivi. Marca smarca, quindi facciamo un esempio. Prendiamo l'esempio della, non so, prendiamo il risconto attivo, quindi la spesa di assicurazione che abbiamo registrato, marcando quindi questa operazione. Tramite il tasto contabilizza abbiamo la possibilità di effettuare o una contabilizzazione di prova oppure definitiva. Quindi la data di registrazione viene già proposta con data 31-12-21, come causale possiamo utilizzare una causale di giroconto, oppure se volete potete codificarne un'apposita dalla relativa tabella delle causali contabili. Ecco, contabilizzazione definitiva al momento non lo faccio, questa la lancio solamente per mostrarvi come poi avvengono le operazioni di contabilizzazione. Quindi in questo caso vedete che abbiamo su questo risconto attivo, quindi parliamo di un costo che dovrà essere rinviato all'esercizio successivo, abbiamo il conto assicurazioni in avere, quindi viene stornata quella parte di competenza relativa al 2022 e rilevata nella stessa registrazione il risconto attivo per lo stesso importo. Tramite poi la chiusura contabile definitiva dell'anno, il programma andrà a registrare nell'anno successivo all'1-1 l'operazione di riapertura, quindi ritroveremo appunto i risconti attivi e la riapertura del conto economico per appunto poter rinviare questo costo di 486 di competenza nel 2022. Quindi questo è l'esempio che abbiamo fatto su il risconto attivo. Possiamo anche procedere a contabilizzare tutte quante le voci per vedere poi come il programma in sede di chiusura contabile andrà a registrare all'1-1 dell'anno successivo queste operazioni di cui vi parlavo. Possiamo vedere anche altri esempi di contabilizzazione, ad esempio il ratio passivo. Quindi marchiamo questa spesa per affitti passivi che sono imputabili sia in parte al 21 che in parte al 22, lo marchiamo, lo contabilizziamo come abbiamo fatto prima, sempre in modalità provvisoria. E in questo caso vedete che abbiamo in dare i fitti passivi, per cui questo costo di competenza del 21 è stato integrato, immesso dal programma nell'anno 21 per appunto rilevare la corretta competenza. Contropartita avremo il conto dei rate passivi, quindi questi conti sono quelli che vi dicevo, sono quelli che il programma richiama, utilizza perché impostati nella tabella dei conti automatici. Ecco, all'apertura dell'anno, quindi questa la vedrete solamente nel caso in cui appunto andrete a chiudere contabilmente il 2021, avrete una registrazione con causale BA all'1-1-22 in cui vengono appunto riportati i
i ratei passivi. Ok? In questo caso il conto di costo sarà con segno contrario perché andrà a stornare dal conto di costo rilevato nel 22 la parte riferita al 2021. Allora, possiamo andarli anche a marcare tutti ed eseguiamo una contabilizzazione. Quindi con contabilizza andiamo a inserire una registrazione di tipo GR, possiamo mettere anche nella descrizione quello, di cui si tratta. Eseguiamo la contabilizzazione in modalità definitiva. Non è mai questa, finché ovviamente non si chiude l'anno, un'operazione definitiva irreversibile. Ecco, qui abbiamo una stampa con quelle che sono state le operazioni registrate in contabilità. Dicevamo che non è mai irreversibile questa operazione. In quanto questa data contabilizzazione che vedete riportata sulla quinta colonna è possibile andarla a variare, quindi togliendo da varia data contabilizzazione o varia blocchi, quindi volendole togliere da più righe, togliendo questa data contabilizzazione si ha la possibilità eventualmente di rettificare i dati e di rilanciare una nuova contabilizzazione che può essere provvisoria o definitiva. Allora, stavo leggendo di Andrea, vuole vedere la contabilizzazione del costo anticipato. Allora, il costo anticipato è quello che abbiamo visto prima, quindi nel momento in cui lei registra una fattura di acquisto, andrà a compilare in corrispondenza del conto economico dove inserirà l'importo dell'imponibile, andrà a compilare anche la finestra in base alla competenza, dove andrà a indicare 22, il programma riconosce che è un costo anticipato. Torno in revisione di quell'operazione, la rivediamo. Era questa, mi sembra. Quindi in questo caso la finestra dei ratei di sconti è correttamente compilata rilevando un costo anticipato. Vedere la contabilizzazione, vediamo. Quindi nel caso di costo anticipato, qui avevamo 1.803,28 in dare. Andiamo a vedere quindi l'operazione di contabilizzazione, che è questa, relativa appunto alla struttura di assestamento costi anticipati. Allora, abbiamo il conto di costo, riscaldamento, che è in avere. Quindi questo va a stornare totalmente il costo che era stato registrato nella fattura di acquisto e il costo anticipato patrimoniale sarà quello che verrà poi richiamato in sede di apertura dell'anno contabile per rilevare il costo totalmente nel 22. Vediamo quindi, mi chiede Maria, come eliminare una contabilizzazione già eseguita. Quindi la elimino, la rifacciamo, poi andiamo a chiudere l'anno per vedere come viene contabilizzato nell'anno successivo. Allora, da varia data contabilizzazione, lo posso fare su una riga, varia blocchi, questa procedura varia la data di contabilizzazione a tutti i ratei che vediamo presenti, visualizzati in questa lista. Quindi confermiamo la variazione in blocco, elimino la data contabilizzazione e confermo. In questo modo il programma chiede se si intende azzerare la data contabilizzazione. Rispondiamo sì. Ecco, vedete, dà più messaggi perché uno deve essere proprio sicuro di volerla andare a cancellare. Ecco, in questo caso non ho più compilata la data di contabilizzazione, posso ripetere l'operazione.
Ripeto, quindi la contabilizzazione di tutte quante e andiamo a chiudere l'anno. Ecco, in questo caso lo diceva anche il messaggio, non ho anche l'eliminazione della scrittura in contabilità che vediamo è ancora presente, quindi queste le vado a eliminare io. Quindi ritorniamo di qua nell'archivio dei rati, risconti e competenze, rimarchiamo tutto quanto e procediamo alla contabilizzazione. In definitivo. Ecco, fatta questa operazione, faccio anche un breve cenno su quelle che sono le rimanenze prima di andare a chiudere l'anno, così vediamo anche gli automatismi presenti su quella tipologia di costo. Allora, da revisione prima nota, avevo già provveduto a effettuare una registrazione relativa alle rimanenze. Vedete questo giroconto. E al 31-12. Allora, abbiamo detto appunto che le rimanenze sono appunto sempre una scrittura di rinvio, in questo caso del costo, fanno riferimento a dei beni materiali che appunto devono essere i cui costi devono essere interamente, no, interamente devono essere rinviati anche agli esercizi futuri per trovare la corretta correlazione anche con i ricavi. Pertanto, la scrittura che dovrà essere eseguita dopo l'inventario delle merci a fine anno sarà quella di un giroconto in cui si andranno a rilevare in avere, quindi a stornare tramite questo conto di ricavo denominato rimanenze finali. Abbiamo sul piano dei conti, in corrispondenza appunto dell'812, questo mastro apposito. Quindi andrete a richiamare il conto che più appunto si addice al vostro caso, alla tipologia di rimanenze. E in questo caso lo riportiamo, dicevamo, in avere sulla registrazione. E in dare invece si va a richiamare appunto un conto di tipo patrimoniale e sempre sul raggruppamento di Passepartout abbiamo questi quattro mastri specifici. Quindi, sempre sul gruppo 2 sono presenti questi tre mastri, scusate, che sono il 204 per le rimanenze, materie prime, eccetera, 205 prodotti in corso di lavorazione, 206 prodotti finiti. Quindi vedete che comunque entrando anche all'interno sono tutti conti identificati da questa tipologia R, sono conti destinati appunto alla rilevazione delle rimanenze che hanno degli automatismi. L'automatismo è che con la chiusura dell'anno contabile, nell'anno successivo, il programma andrà a chiudere questo conto patrimoniale indicato nella registrazione e andrà a rilevare il costo sul conto definito nella tabella dei conti automatici per quello che riguarda le rimanenze iniziali. Quindi in questo caso vado a richiamare di nuovo il conto che avevo utilizzato, che era quello delle merci generico 206.1, e questa è la mia registrazione relativa alle rimanenze. Andiamo a chiudere l'anno. Ho già eseguito in precedenza la stampa del registro dei cespiti. E altri diciamo, controlli bloccanti sono la valorizzazione del conto risultato di esercizio a zero. Questo quindi serve, sono condizioni necessarie per poter andare a chiudere un anno. Quindi data di chiusura 31-12-21, apertura 1-1-22. Procediamo quindi alla chiusura e andiamo a vedere come le operazioni sono state riportate all'1-1.
Andiamo quindi in contabilità, revisione, prima nota. E vedete che abbiamo queste due scritture AP, sono quelle di apertura che utilizza il programma per riaprire tutti i conti patrimoniali che legge appunto presenti nelle operazioni di chiusura dell'anno precedente. In più abbiamo queste registrazioni con causale BA che sono riferite alle rimanenze e vedete che appunto è stato chiuso il conto delle merci 206.1 e aperto il conto di costo relativo alle rimanenze iniziali delle merci. Questa operazione è disponibile perché, come dicevamo a inizio corso, è stato valorizzato questo parametro contabile dove viene appunto indicato che il programma deve eseguire l'apertura automatica delle rimanenze. Allora, se impostato, avremo le registrazioni BA che riapriranno quindi al conto di costo indicato nella tabella dei conti automatici. Ed è questo conto qui che vedete qui, 701.51. Ecco, io l'avevo modificato indicando appunto quello delle merci. Ecco, ricordatevi che nel caso in cui vogliate personalizzare la tabella dei conti automatici, queste nascono sempre di raggruppamento, per cui modifiche fatte su una tabella dei conti automatici vanno a ripercuotersi anche sulle altre aziende. Quindi è bene rendere prima aziendale la tabella dei conti automatici per poi andare a fare tutte le personalizzazioni che si vuole. Per fare questo, magari vi indico anche dove, nell'anagrafica dell'azienda, nei dati aziendali, tipo di gestione archivi, vi posizionate in corrispondenza della tabella dei conti automatici. Vedete, io l'avevo già resa aziendale per fare tutte le modifiche affinché non andassero poi a modificare anche le impostazioni su tutte le altre aziende di raggruppamento. Torniamo a vedere le registrazioni di tipo BA. Quindi oltre a quella delle rimanenze ci troviamo anche quelle relative ai ratei, ai risconti, ai costi anticipati o se ci fossero dei ricavi anticipati. Quindi costi anticipati, dicevamo prima, in riferimento alla contabilizzazione, vede che viene chiuso il conto patrimoniale dei costi anticipati, viene rilevato il costo in dare sul conto 709.1, che è quello che era stato indicato appunto in fase di registrazione della fattura nel 2021. L'altra registrazione relativa ai risconti attivi, quindi in questo caso appunto abbiamo la rilevazione del costo in dare, quindi è un conto che viene rinviato all'esercizio successivo e il rateo passivo con lo storno, quindi qui parlando di rate appunto abbiamo la riapertura delle operazioni BA con i conti di costo in avere perché andranno a stornare tutto il valore imputato nel 2022 con la registrazione del PG o della fattura di acquisto. Tutto chiaro? Allora, il giro delle rimanenze in automatico, Luigia, quello automatico è questo, è quello al momento dell'apertura dell'anno. Quello che invece viene rilevato, viene registrato manualmente al 31-12-2021 è, lo rimostro, è quello in cui appunto si va a richiamare un conto presente nei mastri 204, 205, 206, che sono quei mastri dei conti patrimoniali
conti di tipologia R che servono appunto per usufruire degli automatismi, ok? Quindi una volta indicato questo conto in dare, si va a chiudere la registrazione con un conto di ricavo di quelli presenti nel master 812, relativi appunto alle rimanenze finali. Bene, allora torniamo un attimo sulle slide e poi passiamo all'argomento successivo. Quindi qui, come vi dicevo, avete un po' tutti gli esempi, come ragiona il programma, come vanno fatte le scritture e quali sono le operazioni in seguito alla contabilizzazione. Quindi avete le diverse tipologie riportate, sono esempi di fattori da ricevere, dei risponti, dei ratei, e l'indicazione delle rimanenze, quali sono le registrazioni da effettuare e quali registra il programma in automatico. Ecco, nel caso di gestione fiscale semplificata, nel momento in cui si andrà a registrare al 31-12 l'operazione relativa alle rimanenze, si andranno a utilizzare questi conti specifici che trovate sempre sul mastro 812 relativo alle rimanenze finali, ma che hanno questa dicitura semplificate. Okay? Queste vengono appunto utilizzate per quelle che sono i soggetti con gestione fiscale semplificata. Passiamo quindi all'altro argomento del corso relativo alle principali stampe di bilancio disponibili su PASCO. Allora, richiamiamo questa azienda dove ho già tutti i dati relativi appunto al rate e risconti, e ci sono anche altri esempi che possiamo fare in relazione alle stampe. Allora, vedete, con la versione nuova che è uscita, il menu delle stampe non lo trovate più in alto tra le voci di menu. Quindi le stampe contabili che prima trovavate nella apposita voce di menu stampe, le trovate nella voce di menu contabilità. Quindi abbiamo questa voce stampe contenuta all'interno di questo menu, dove troviamo stampa bilanci, tutte le stampe che avevamo a disposizione prima. Allora, partiamo da una stampa di un bilancio di verifica. Un bilancio di verifica che può essere eseguito quindi su tutto l'anno al 31-12 o per elaborazioni infrannuali. È possibile su questa tipologia di bilancio andare a richiamare degli archivi extracontabili, quindi far sì che il programma legga non solamente i saldi contabili, ma anche i saldi indicati in questi archivi extracontabili che si utilizzano appositamente per non sporcare, diciamo, la contabilità. Sono archivi che in automatico vengono compilati, ad esempio in fase di stampa di un registro cespiti, con scritture di ammortamento o in fase di liquidazione periodica dell'IVA. C'è sempre la possibilità di andare a compilare manualmente le informazioni su un archivio apposito dove si andranno a inserire scritture, dare e avere. Queste vengono richiamate da questa funzione di inclusione dei dati per essere sommati ai valori effettivi contabili che sono presenti in contabilità. Quindi da una stampa di un bilancio di verifica abbiamo detto abbiamo la possibilità di includere dei dati extracontabili, faremo un esempio lanciando una stampa di ammortamento infrannuale. Abbiamo la possibilità di includere i ratei, risconti e competenze, quindi eseguire una simulazione di quelle che sono le scritture che abbiamo visto prima, quindi senza procedere, aver proceduto alla contabilizzazione definitiva delle competenze, possiamo tramite una stampa di bilancio eseguire una simulazione di queste scritture. Quindi, includendo rate e risconti e impostando la stampa dei rate e risconti, vedete che lanciando la stampa ho il riporto del dato relativo a risconti attivi, rate passivi. Ecco, questa è un'azienda su cui io non avevo nell'anno precedente eseguito una contabilizzazione automatica e una chiusura d'anno. Okay? Quindi questo per farvi vedere come il programma riesce a simulare poi l'imputazione della corretta competenza di costi e ricavi. Ecco,
Ecco, in quest'ultima pagina sono riportati i dettagli delle scritture simulate relative all'archivio dei ratti risconti. Ecco, altre inclusioni che si possono effettuare sono la simulazione degli ammortamenti, anche questa è una funzione che va lanciata in precedenza da il menu da dove si esegue una stampa del registro dei cespiti. È una funzione, una tipologia di stampa, quella della simulazione, che in genere viene utilizzata per poter eseguire calcoli su variazioni di aliquote di ammortamento, variazioni anche in blocco in base alle categorie di beni di aliquote, per cui il programma registra questa simulazione effettuata dall'archivio del registro dei cespiti ed è possibile richiamarla in questa fase da una stampa di un bilancio. Allo stesso modo abbiamo la possibilità di eseguire una simulazione dello scorporo dei corrispettivi. Quindi nel mio caso specifico ho un'azienda con ventilazione, ho registrato in contabilità dei corrispettivi lordi. In questo caso avrò la simulazione, quindi lo scorporo dell'IVA dal corrispettivo senza aver a priori eseguito una stampa della liquidazione periodica. Quindi queste sono le simulazioni che è possibile richiamare da una stampa del bilancio. Avete la possibilità di richiamare diversi schemi, quindi abbiamo il contrapposto, lo scalare e il comparato. Facciamo ad esempio una stampa di tipo comparato, vedete che poi per ogni tipologia di bilancio ci sono disponibili diversi moduli di stampa, quello standard e quelli grafici. Ecco, li chiamiamo ad esempio un comparato grafico. Nella sezione che stiamo guardando avete la possibilità di eseguire una stampa di bilancio con un dettaglio maggiore, lanciandola quindi per conto, oppure per mastro. È possibile riportare o meno il dettaglio dei clienti e dei fornitori e anche la descrizione aggiuntiva di un conto, se è presente nell'anagrafica del conto, oppure riportare sia la principale che l'aggiuntiva. Quindi lanciamo questa stampa che abbiamo detto di un bilancio comparato alla data del 31 gennaio 2022. La comparazione che esegue il programma è sia sulla data dell'anno precedente, quindi una comparazione al 31 gennaio 2021 con calcolo del relativo scostamento, e una comparazione anche a quelli che sono i dati al 31-12-21, con anche in questo caso il calcolo dello scostamento. Ecco, qui per sua natura una stampa di bilancio comparato propone solamente i conti economici. E nel caso in cui vogliate riportare anche i patrimoniali, c'è sempre la possibilità da questo parametro di selezione di indicare di riportarli entrambi, che è l'impostazione, diciamo, di default nel caso in cui non si stampi un bilancio comparato. Ecco, vediamo ad esempio quell'inclusione dell'archivio extracontabile di cui vi parlavo, quindi usciamo un attimo dal menu delle stampe, andiamo nel menu degli annuali in ammortamento cespiti, ammortamento registro cespiti, effettuiamo una stampa al 31 di gennaio 2022. Ecco, nel momento in cui si richiama una data infrannuale, quindi diversa dal 31-12, viene sempre chiesto su quali beni andare a effettuare il calcolo. Li mettiamo adesso tutti, indicando che i cespiti materiali devono avere un conteggio per l'intera quota. E come stampa definitiva, come tipologia di stampa, andremo a impostare registrazione prima nota su file esterno. Quindi questa è la possibilità di calcolare gli ammortamenti su un archivio esterno, quindi non avere le operazioni in contabilità. E quest'altra invece modalità è la simulazione, quella che vi mostravo prima, relativa ad
ad esempio a calcoli su variazioni di aliquote di ammortamento. Queste simulazioni anche si possono richiamare da una stampa di un bilancio di verifica. Eseguiamo adesso quella sul file esterno. Indichiamo qui il nome dell'archivio, quindi come lo andremo a salvare, ammortamento 31.1.22, dando la conferma, il programma propone l'inserimento in tabella, quindi inseriamolo e confermiamo. Con l'elaborazione ho sia la stampa del registro, con i calcoli, vedete la data che abbiamo indicato, e il riporto di tali calcoli in questo archivio extracontabile che vi mostro dal menu di contabilità, date extracontabili, archivio extracontabile. Quindi qua ho un archivio inserito la funzione di ammortamento. Potrei eventualmente andare a crearlo e imputare tutte le voci manualmente. Okay, quindi da qua vediamo tutto quello che è stato inserito dal programma relativamente all'operazione di ammortamento costo a fondo. E sono quelle che verranno richiamate in aggiunta ai saldi contabili. Quindi tornando sulla stampa di un bilancio di verifica, impostiamo la data al 31 gennaio, che è la data che abbiamo indicato nella stampa del registro dei cespiti, e includiamo i dati extracontabili, indicando qua sì. Ecco, qua come nome viene richiesto il nome dell'archivio che ci interessa riportare ed è il primo. Se la stampa viene eseguita non con un modulo grafico, ma con il modulo standard, è anche possibile riportare, vedete tramite la valorizzazione di questo parametro stampa dati extracontabili, il dettaglio di quelli che sono stati inclusi nella stampa del bilancio. Quindi andiamo a confermare. E qui vedete, in particolare sul conto economico, vediamo gli ammortamenti. Questi quindi non sono presenti in contabilità, ma sono stati richiamati da quell'archivio extracontabile che avevamo. Allora, mi chiedono se è più corretto fare una registrazione su un file esterno oppure una simulazione. Diciamo che sono due, nascono con due logiche diverse, nel senso la simulazione è stata pensata per poter effettuare delle variazioni sulle aliquote di ammortamento, quindi avere dei calcoli diversi da quelli che si avrebbero sulle impostazioni che si hanno sulla singola scheda di un cespite. Invece la registrazione su file esterno nasce con l'idea di effettuare un calcolo effettivo, ma di non andare a sporcare la contabilità. Allora, la differenza invece Barbara mi chiede che c'è tra includi rate di sconti e la stampa, vediamo quale. Ah, non è una differenza, nel senso che la stampa dei rate di sconti vede che il campo non è attivo se non vado prima a richiedere l'inclusione. Quindi, richiedendo l'inclusione dei rate di sconti, allora ho la possibilità di chiedere anche la stampa dove verrà portato il dettaglio con la simulazione delle contabilizzazioni. Sì, Erika, adesso vediamo anche le altre stampe. E allora, scusate, leggo un attimo le domande. Allora, Tiziana, le mostro anche come inserire un archivio extracontabile, lo si va a creare dal menu dei servizi, personalizzazioni, tabella archivi esterni. Da qui andrò a creare un archivio, definendolo sempre extracontabile, lo posso nominare come preferisco. Non ho più fantasia per scritture extra.
Ecco, e qua e lasciamo il percorso proposto che è quello appunto dei dati dell'azienda. Ecco, qui indicando generale avrò la possibilità quindi di utilizzare questo archivio anche su tutte le aziende dell'installazione, non solo su quella su cui sto lavorando, ecco, altrimenti lo potrei impostare come aziendale. Una volta creato l'archivio da questo menu dei servizi, lo vado a richiamare dal menu di contabilità, date extracontabili, archivi extracontabili e qui lo vedrò disponibile e potrò entrare all'interno e andare ad inserire tutte le mie scritture indicando le date, appunto devono essere date che poi vengono comprese nell'intervallo selezionato all'interno della stampa del bilancio. E il conto contabile, l'importo e il segno contabile da avere. Bene, mi sembra di aver risposto un po' a tutte le domande. Torniamo quindi alle stampe di bilancio. Bilancio di verifica, ecco, quello che manca da dire è quello relativamente al bilancio interattivo. Questo bilancio interattivo serve per poter visualizzare in forma scalare i dati, i conti del bilancio ed entrare direttamente in revisione dello stesso, per cui se io volessi andare a modificare un conto direttamente da qua, entro quel dettaglio sulla scheda e sulla registrazione che voglio andare a rettificare. Diciamo che se modificato qua, poi le modifiche si riportano direttamente su un bilancio. Vedete che infatti il conto che ho revisionato è marcato con questo simbolo, un punto esclamativo giallo. Con aggiorna, questo indica appunto che è stato revisionato il conto. Con aggiorna visualizzazione, il programma in tempo reale va ad aggiornare il saldo di quel conto con la rettifica che ho fatto e aggiorna direttamente poi i totali. Allora, gli stipendi in archivio extracontabile, gli F24 no, nel senso quelli andranno registrati direttamente in contabilità. Poi comunque sia, se volete fare simulazioni o cose come insomma, in base alle vostre esigenze, sapete che potete sempre utilizzarlo quell'archivio. Ecco, le altre stampe di bilancio che abbiamo sono un bilancio specializzato, che in genere non è una stampa che si utilizzi tanto, anche perché è una stampa che viene utilizzata a fini statistici e consente appunto di richiamare soltanto diverse categorie di operazioni che si sono già definite in revisione in contabilità. Quindi ci sono delle lettere che identificano delle operazioni, quindi posso andare a contrassegnare delle operazioni in contabilità con delle lettere e nel bilancio specializzato andare a richiamare appunto solamente operazioni con categoria e la lettera a cui è stata assegnata la registrazione, per cui serve più per un discorso di estrapolazione dati a fini statistici. Il bilancio fiscale invece è un bilancio che consente di effettuare già una previsione di quello che è il risultato su cui calcolare le imposte, perché i dati che vengono appunto riportati sono quelli solo fiscalmente imponibili o deducibili. Vediamo ad esempio, stampandolo, ecco, non entro nel dettaglio degli altri parametri perché sono gli stessi che abbiamo visto sulla stampa del bilancio di verifica. Stampando un bilancio fiscale, vedete che i dati sono riportati sia con il loro valore contabile che con il valore fiscale. Quindi qui adesso non ho l'esempio, sì, ci sono delle manutenzioni, quindi erano presenti nell'archivio cespiti anche delle manutenzioni su cui sono stati calcolati appunto i costi deducibili e sono questi 136 che vedete riportati nella colonna del valore fiscale non presenti in contabilità.
Altro esempio che mi viene in mente sono ad esempio i superammortamenti o gli iperammortamenti, sono registrazioni non presenti in contabilità, ma di cui il programma tiene conto a livello di raccordo, per cui sono sempre dati costi che verranno riportati nella colonna relativa al valore fiscale. Allora, Paola, stava chiedendo dei chiarimenti anche su le stampe relative a rate di sconto. Andiamole a vedere. Quindi sempre dal menu di contabilità stampe, stampa rate di sconti e competenze, qui avrete selezionando tutti i dati che sono contenuti all'interno di quell'archivio, quindi le informazioni che abbiamo visto prima contenute all'interno dell'archivio su cui abbiamo lavorato, quindi con tutti i dati di interesse. Ecco, l'ultima stampa poi di bilancio che volevo mostrarvi è quella relativa al bilancio riclassificato. Nelle riclassificazioni, ecco, nello spostamento delle varie voci di menu sono state imputate a stampa bilanci. Prima non erano presente tra le voci di stampa bilancio, ma non entro nel merito perché sono riclassificazioni di bilanci su cui bisogna lavorare, insomma, impostando tutte le varie logiche di riclassificazione, quindi è una cosa diversa da quello che riguarda l'argomento del corso. Inoltre, le riclassificazioni si gestiscono in genere dal modulo di ADP, quindi non entro nel dettaglio di questa voce. Torniamo invece a bilancio riclassificato comparato, e questo è un bilancio che è in formato civilistico con le riclassificazioni, quindi del bilancio QE, serve come anteprima, quindi prima di dover trasferire tutti i dati sul modulo di ADP e scoprire in quella sede magari eventuali squadrature perché sono stati utilizzati dei conti senza il collegamento al codice UE, oppure sono stati utilizzati dei conti creati da voi senza la funzione di duplicazione, per cui non hanno ereditato le varie correlazioni. Ecco, da qua, diciamo, questa è un'anteprima che potete utilizzare per poter già visionare eventuali problemi a livello di bilancio civilistico, che è la riclassificazione quella, c'è anche il confronto con un anno precedente. E volendo, la comparazione si può fare anche con un bilancio a priori memorizzato. Quindi lanciando un bilancio con una selezione che desidero in particolare, lo vado poi con questa funzione di memorizza bilancio a memorizzare e posso poi richiamarlo nel momento in cui appunto lo vado a lanciare come comparazione. Quindi richiamerò bilancio memorizzato e avrò possibilità di ottenere nell'anno di confronto i dati che ho in precedenza salvato. Ok, quindi questa è la stampa del bilancio riclassificato, come dicevamo, con il comparato e il calcolo in percentuale in valore assoluto dello scostamento. Tutte queste stampe, quindi, che abbiamo visto e tutte le spiegazioni, le ritrovate sempre nelle slide che, ricordo, sono anche disponibili su Webinar nella sezione dei, documenti. Quindi abbiamo visto, ecco, lo scalare non l'ho lanciato, però, ecco, a differenza del comparato e contrapposto con le due sezioni ha una visuale appunto scalare come quella del bilancio interattivo che abbiamo lanciato prima. Abbiamo visto il bilancio comparato, quindi lo spostamento calcolato sia alla data che al 31-12 dell'anno precedente, e l'interattivo come consente di poter modificare i dati direttamente in fase di stampa. Ecco.
Questa slide indica appunto in una stampa di un bilancio, quando vedete una voce, risultato dell'esercizio provvisorio l'anno precedente, questa voce evidenziata con il giallo, è perché l'anno precedente sul gestionale non è ancora stato chiuso contabilmente. Nel momento in cui sarà chiuso, non vedrete più questa voce di risultato provvisorio, ma vedete proprio la rilevazione del risultato di esercizio. Ecco, qui c'è la slide relativa al bilancio fiscale e quella del riclassificato. Ecco, diciamo che gli argomenti del corso li ho terminati. Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui il corso. Vi ringrazio per l'attenzione che avete rivolto e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.